Questo mercoledì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato l'agognato pacchetto di aiuti esteri da 95 miliardi di dollari, volto ad aiutare Ucraina, Israele e Taiwan. La firma, che ufficializza l'entrata in vigore della legge, arriva dopo mesi di stallo ed estenuanti negoziati al Congresso tra democratici e repubblicani. Ukraine for air defense munitions, for artillery, for rocket systems and armored vehicles. You know, this package is literally an investment, not only in Ukraine's security, but in Europe's. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente USA e il Congresso per l'ok agli aiuti. Funzionari statunitensi hanno affermato che questi 6 mesi di ritardo nell'approvazione del pacchetto hanno danneggiato l'Ucraina sul campo di battaglia, dove i soldati sono gravemente in difficoltà.